Ecco, siamo a fine gara, carissimi utenti, tra Città di Vaio e la squadra dell'Atletico Rapone. 2-2, risultato davvero una grandissima partita giocata a viso aperto, senza timore riverenziale. Siamo qui con la mia destra, c'è Camarota dell'Atletico Rapone, alla mia sinistra Giuliano della Città di Vaio. Prima categoria, alla fine Camarota, veramente è stata una bella partita, al di là del risultato. Cosa ne pensa? Sì, alla fine è stata una partita aperta, tutte e due le squadre hanno cercato di vincerla fino alla fine. Peccato perché dopo ogni gol nostro c'era una disattenzione e prendevamo il pareggio, però alla fine abbiamo avuto l'occasione, però il rigore si sa che si può sbagliare, coraggio. Vabbè, al di là del problema attuale del rigore, però è stato anche bravo il portiere, secondo me, l'ho detto anche nella telecronaca, perché a volte il portiere può anche intuire. Sì, il portiere ha chiuso lo specchio prima, ha fatto il rigore e poi comunque è stato bravo a intuirlo, però coraggio a chi è andato a battere il rigore al 90°, non è sempre facile. Magari i punti avremmo meritato, però questo ci potrà servire da lezione per le partite che verranno, a mantenere sempre alta la tensione. Sì, è vero, anche questo è vero, il giocatore ha avuto anche il coraggio di battere, perché battere un rigore alla fine su un pareggio giustamente non è semplice, insomma, da un punto di vista psicologico. Ecco Giuliano, secondo lei invece possiamo dire che la partita, come dice anche Camarota, è stata giocata a viso aperto, senza timore riverenziale. Secondo lei è l'Atletico Rapone che, diciamo, ha prodotto e voi avete in realtà respinto e poi avete costruito, o viceversa? C'è stato un primo tempo nostro dove abbiamo subito tanto, perché l'Atletico Rapone è veramente una buona squadra, io faccio il complimento a Camarota e a tutta la squadra avversaria. Però una nota di merito a noi, che nel secondo tempo siamo entrati col giusto appiglio e abbiamo dimostrato di essere squadra, di giocare in casa e di buttare il sangue per questi colori. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, l'abbiamo ripresi, siamo stati bravi a riprenderli per due volte e quindi questo è stato... E l'autore del secondo gol, giusto? La squadra è stata che l'ha costruito il secondo gol come il primo. È stata una bellissima partita, i complimenti al Rapone, ma anche a noi, grazie al pubblico che alla prima giornata qui è venuto numeroso, e spero che sia sempre così, perché insomma qua a lungo andare col freddo e col tempo insomma non è facile, però devo dare una nota di merito anche ai tifosi che sono venuti a sostenerci numerosi. Ecco, infatti Camarota ne ha segnato due gol, l'autore di due gol giustamente ha portato in vantaggio l'Atletico Rapone. Cosa ne pensi infatti della presenza del pubblico in questa giornata di campionato, anche prima categoria, però c'è il pubblico delle grandi occasioni, quando una partita è giocata bene allora in realtà il pubblico segue, se una partita cioè può essere anche di Serie A, non è seguita, non è giocata bene, può venire meno il pubblico, è vero Camarota? È un piacere giocare sempre con il pubblico, qua a Vaglio anche l'anno scorso, anzi forse l'anno scorso c'era ancora più gente, poi c'è il ragazzino che porta sempre entusiasmo, è bello giocare comunque col tifo, purtroppo che vuoi, alla fine è andato bene a loro e... Vabbè, a voi un punto in classifica sì. In più, scusi. Sì, anche se domenica pure siamo stati sfortunati, però ho detto si deve ripartire sempre da questo, quindi alla fine riprendiamo e ripartiamo dai nostri errori. Io sono convinto che la squadra sia un'ottima squadra con grandi margini di crescita, quindi l'impatto col campionato lo paghiamo perché è una squadra molto giovane, però io sono fiducioso perché sarà un campionato estremamente equilibrato. Bene, ringraziamo Camarota, ringraziamo Giuliano, grazie all'attenzione su telesport.name.